volontari, dottor Parisi. Prima mi raccontava una storia molto interessante, dove qui il versante tra la tecnologia e il volontariato, in generale il terzo settore, si sposa su una necessità, su un bisogno, che è un bisogno formativo, ma poi in realtà va bene al di là. Dottor Parisi, ci vuole raccontare l'esperienza del carcere di Bollate? Grazie. Intanto vi ringrazio per l'invito. L'assessore Granelli, nel suo intervento, ha fatto riferimento alla Costituzione, quindi mi sembra doveroso anche dal mio punto di vista partire con quello che è un po' il nostro riferimento costituzionale, che è appunto l'articolo 27, che espressamente prevede che la pena ha una finalità rieducativa. Noi partiamo da questo concetto di base e riteniamo che il carcere possa effettivamente rieducare se si sposti su due versanti, sono un po' due pilastri. Uno è investire molto sulle persone, quindi fare in modo che le persone acquisiscano competenze, acquisiscano autostima, acquisiscano una capacità concreta poi di poter rientrare nel tessuto sociale. E l'altro è intensificare continuamente i rapporti col contesto territoriale, cioè fare in modo che il carcere sia effettivamente una parte integrante del territorio. E in quest'ottica una sicuramente delle risorse più preziose che noi abbiamo è proprio il volontariato, cioè il volontariato è uno degli strumenti di cui noi ci avvaliamo per attivare questi percorsi di inclusione sociale. Ovviamente dire che il carcere deve essere parte integrante del territorio significa che deve collegarsi a quelle che poi sono la struttura del territorio, quelle che sono anche le forme in cui il territorio comunica. E quindi anche quando dico sviluppare quelle competenze non possono essere competenze sganciate dal contesto territoriale. E quindi sostanzialmente se noi vogliamo effettivamente attivare dei percorsi di inclusione, devono essere percorsi che corrispondano alle esigenze stesse del territorio. Quindi il carcere quasi come forma di, sembra un po' strano, ma anche come di servizio, no, alla collettività. Nel momento in cui noi attiviamo un percorso di inclusione per il singolo, possiamo trasformare questo come un percorso di aiuto complessivo alla collettività. E lei faceva riferimento ad attività di volontariato, mi piace sottolinearne qualcuna, che ovviamente ha a che fare con la tecnologia. All'interno del carcere di Bollate si sviluppano dei percorsi formativi in maniera informatica di alta professionalità. Non sono soltanto i classici corsi di base che pure noi facciamo, magari con l'aiuto di enti formativi o con delle doti che anche la Regione Lombardia ci fornisce, quindi con delle risorse ad hoc. Abbiamo un volontario, speriamo che in qualche modo possa anche essere aiutato, che fa parte della Cisco System, che ha attivato dei percorsi formativi di altissimo livello, per cui noi abbiamo una formazione permanente di detenuti in grado, dopo un percorso anche complicato, di arrivare a fare i sistemisti di rete, se non vorrei dire non vorrei utilizzare dei termini che non siano appropriati, però concretamente capaci di intervenire sulle reti. Dopo un percorso molto complicato, mi parlano di esami in lingua inglese, 42-43 esami, quindi delle cose veramente di un certo livello. Tanto che Bollate è una delle sedi ufficiali della Cisco System, che credo abbia una valenza importante nel mondo internet. E questo significa che ci sono soggetti che poi concretamente possono lavorare all'esterno, concretamente possono essere impiegati in attività lavorative. E su questo vorrei sottolineare come Bollate ha proprio sin dal suo inizio, sin dalla sua origine, investito in maniera quasi totale in questi tipi di percorsi, il che significa anche fare delle scelte un po' tra virgolette rischiose. Noi abbiamo quasi 150 detenuti che ogni giorno escono e vanno a lavorare sul territorio e rientrano, che significa, ovviamente le attività lavorative sono di vario tipo, significa che ogni giorno ci si sperimenta nel tessuto sociale e piano piano si può iniziare quel percorso per rientrare nel tessuto stesso. Quindi attività di questo genere, quindi il mondo della tecnologia c'entra col carcere, ecco. Non c'entra soltanto perché il detenuto naturalmente in quanto cittadino e quindi come parte integrante del territorio vuol fare uso nei limiti in cui è possibile farlo degli strumenti tecnologici, ma anche perché
può in qualche modo intervenire il carcere stesso nel, fornendo delle risorse attive in questo ambito. Abbiamo all'interno, lo dicevo prima, dei call center, che quindi aziende che lavorano all'interno proprio con l'attività classica di call center, che significa che abbiamo anche superato delle barriere, no? Normalmente il carcere è visto come un luogo separato, quindi in cui certe attività non si possono fare, e abbiamo un po' sfatato anche questo che era un po', che magari l'idea che domina nell'opinione pubblica, per cui il carcere probabilmente può fare un numero limitato di attività che poi sono più o meno quelle là classiche. Ecco, questo volevo esporlo perché mi sembrava giusto richiamare, come stavo detto, le risorse di volontariato, ma anche le risorse di tutte quelle attività del terzo settore, delle cooperative, delle aziende che nel carcere investono talvolta anche in termini produttivi, ma per noi investono anche in termini umani. Mi sembra giusto e doveroso sottolineare come ad esempio il catering che viene fatto oggi viene fatto in una cooperativa che impiega detenuti all'interno di Pollate. Mi sembra giusto sottolineare come sono delle aziende, vedo anche qui qualcuno presente, che impiega detenuti che lavorano all'esterno. Ecco, quindi questo è un modo in cui anche il territorio, in tutta la sua complessità, si rende conto che la funzione è proprio quella della pena, è proprio quella di quell'articolo 27 che citavo prima.